Ed eccoci qua, con il gameplay commentato di quella che sarà la mia esperienza su Final Fantasy XVI. Questa è la terza volta che gioco la demo, perché sto cercando di rigiocarla per coglierne i dettagli, cercare di anche abituarmi un pochettino, palla alla mano, a quello che effettivamente sarà il titolo di Final Fantasy XVI. E oggi, con chi avrà intenzione di guardare questo video, condividerò tutto ciò che sono riuscito in un qualche modo a sperimentare e tutto quello che ovviamente penso di questo titolo, non tanto come una recensione, ma come un'impressione così, molto, molto alla mano, senza dare un giudizio, dato che mi sento molto coinvolto emotivamente e quindi voglio lasciare il tutto a momento finito. Quindi per il momento non darò un giudizio, cioè non voglio dire cose scontate, voglio però approfondire e analizzare il titolo in dettaglio. Quindi sistemo le impostazioni e cominciamo. È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre. Partiamo subito col dire La cui che luce ha guidato i nostri antenati fuori abbiamo un dall'oscurità. Final Fantasy doppiato in Eppure, italiano. ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. E questa è una cosa incredibile. Tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. All'inizio incredibile. Sentite anche l'host in sottofondo, già anche il comparto sonoro. Allora. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. È soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo.
E si tocca il tatuaggio. Mettiamoci al lavoro. Questi sono dettagli importanti per quanto riguarderà la storia. Perché comunque Clive non aveva quel tatuaggio. E guardate il suo amico che utilizza la magia del ghiaccio, sembra essere. Quindi loro sembrano essere una sorta di congregazione di assassini dei dominanti. Però loro sono una sorta di unione di tutti i regni. Perché c'è chi utilizza un tipo di magia, c'è chi utilizza un tipo di elemento, anzi più che magia, dato che qui gli elementi a quanto pare sono appunto dati dal cristallo madre che benedicono dei territori rispetto ad altri. Quindi per ottenere il dominio di quell'elemento... Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. La missione dipende soprattutto da te. E lo chiamano Wyvern. Credo che ovviamente sia un nome in codice, che bisogna anche vedere il perché lo chiamino Wyvern, perché potrebbe avere tanti significati. E qui siamo ufficialmente pronti per muoverci con i primi passi con Clive. Clive, che notate appunto avere questo tatuaggio sulla faccia. Sì, vabbè, il menu principale lo sappiamo. Avere questo tatuaggio sulla faccia. Sì, un secondo, fammi parlare ai miei ragazzi. Che questo tatuaggio sulla faccia. E questo tatuaggio sulla faccia gli viene fatto ovviamente dopo. Perché vedremo che nell'età adolescenziale lui questo tatuaggio ovviamente non lo possiede. Tra l'altro lui è una sorta di nobile, potrei chiamarlo quasi principe, anche se poi non è esattamente un principe, dato che il padre è l'arciduca. Quindi lui è un duca o comunque un titolo nobiliare leggermente inferiore, che però ha una storia particolare e che vedremo, parte della sua storia la vedremo. Quindi ci sono i repubblicani che stanno combattendo contro i dalmacchiani, a quanto sembra, almeno da quello che ci hanno fatto vedere. Dato che siamo nella loro terra. E quindi vuol dire che Shiva fa parte dei repubblicani. E il tutto potrebbe avere senso perché l'impero qui ha un ruolo importante. Questi sangue ferreo sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Perché si stanno facendo massacrare. Presto, muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa! Calma ora. Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. Tra l'altro il menu della lore è possibile anche qua. La storia dei tempi correnti. Vedete, giusto per avere anche appunto una... Vedete, la Repubblica di Dalmechia, quindi è Dalmechia la Repubblica, e il Regno di Waloed. Forte Zirnitra. Una fortezza situata nella parte occidentale della Gola di Nisa, nella Repubblica di Dalmechia nell'anno 873. Venne usata dai dalmechiani per incoronare i loro alleati waloediani. Quindi la Repubblica e Walod sono alleati nel tentativo di ottenere il loro aiuto per respingere i Sangue Ferreo. Quindi i Sangue Ferreo sono quelli con Shiva a sto punto. Ok, quindi non è Repubblica contro... Bene, questo è importante.
i quali erano stati per loro una spina nel fianco fin dalla battaglia dei Regni Gemelli di 8 anni prima. Gli Uomini del Pugno, l'esercito permanente di Dalmechia, sebbene ufficialmente sia un organo della Repubblica, ognuno dei suoi 5 stati ha relativa autonomia nel gestire le proprie truppe. A parte alcune squadre specializzate, i soldati inviati in battaglia sono suddivisi in piccole unità composte da fanteria e maghi da battaglia. Le unità di fanteria sono temute per la loro spada ricurve e le loro asce prodigiose, nonché per l'abilità letale con cui le brandiscono. Quindi diciamo che è un organo insieme, cioè diciamo che sono tanti stati riuniti, però ognuno poi ha la sua legittimazione, giustamente. Repubblica di Dalmechia, una nazione formata da una federazione di 5 stati minori, è situata nella metà meridionale del continente di Ciclonia e ha la sua capitale in Randella. Ospita anche il cristallo madre noto come Zanna di Drago. Non ha una religione di stato ufficiale e i cittadini sono liberi di venerare ciò che desiderano. L'entità politica principale di Dalmechia è il Parlamento, formato da ministri rappresentanti i singoli stati, con un primo ministro in carica. Regno di Walod. L'unica nazione rimasta a Cineria. Walod ha la sua capitale in Stonehir, sede del cristallo madre di Dorso di Drago, terre fortemente bellicose. La loro notevole potenza militare serve a tenere a bada le nazioni circostanti. Sebbene Walod vanti sulla carta un'alleanza con la Repubblica di Dalmechia, situata nella Ciclonia meridionale, si tratta di un rapporto di pura convenienza. Ed è per questo che, ovviamente, mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? O forse mi sbaglio? Inoltre, il vostro dominante deve ancora schierarsi. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangue Ferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere, allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Guardate che saccente, spocchioso. Quindi resto solo io. Kupka! I Sangue Ferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. E qua abbiamo altre informazioni. Crociati di Ferro, forza militare del Regno di Ferro. Il comando delle truppe appartiene al re, il quale impartisce direttamente gli ordini ai singoli battaglioni. Solitamente i soldati di Sangue Ferreo preferiscono pesanti randelli e asce alle spade o alle altre armi leggere. Questo approccio brutale è indicativo del loro atteggiamento, per colpa del quale hanno ottenuto la reputazione di guerrieri selvaggi e primitivi sul continente. Dominante, coloro che albergano in sé il potere dormiente di un Aegon. Sebbene appaiano e pensino in modo non diverso da qualsiasi altro uomo o donna, possono non solo lanciare incantesimi elementali senza usare cristalli, ma anche trasformarsi in bestie dalla forza sconvolgente in qualsiasi momento. Qualità per la quale sono onorati, venerati e temuti in tutto il regno. Quindi i dominanti sono al di fuori della circoscrizione politica. È come se fossero delle vere e proprie divinità.
Battaglia dei Regni Gemelli. Ecco, questa è la parte più importante. La Battaglia dei Regni Gemelli è un conflitto combattuto tra l'impero di Sunbreak e il regno di Waloed nell'865. Le forze sunbreakiane, con il potere dell'Eikon Bahamut al loro fianco, ripresero lo stretto di Auta dei Waloediani, ponendo fine a un embargo che durava da diversi decenni. Waloed, nel disperato tentativo di fermare l'incursione di Sunbreak, strinse un'alleanza con la Repubblica di Dalmechia, anch'essa in guerra contro il regno di Ferro, sul fronte occidentale, impedendo così all'impero di avanzare ulteriormente. Quindi questo era ciò che era lo scenario politico prima, ora invece è diverso. Brutto sbruffone. Benedicta. Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre? O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno. Beste scena. Cioè, un Final Fantasy così esplicito non si era mai visto praticamente. Qui non possiamo fare nulla. Bene, ottimo. Io cerco di fare sempre il comando per la lore, no? Per dare nozioni. Approfitteremo del caos. Anche perché alcune le ho saltate, ovviamente. Ecco, qua invece sì. Oh, eccoci qua. E qui ci sono altre informazioni interessanti. Gola di Nisa, una profonda e arida valle nella parte orientale della Repubblica di Dalmechia. Durante la battaglia dei Regni Gemelli nell'865 fu teatro di ripetute schermaglie quando il Regno di Ferro cercò di lanciare diverse incursioni in territorio dalmecchiano. I Bastardi, un'unità di assassini esperti schierata nella Gola di Nisa, nel cuore del territorio dalmecchiano, con l'incarico di eliminare una dominante nemica. Quindi loro sono appunto marchio. Il marchio applicato alle guance dei portatori, che li identifica come qualcosa di diverso dagli umani. Le grandi nazioni di Valistea hanno un accordo di lunga data per marchiare i loro portatori in questo modo, affinché sia possibile vendere gli schiavi oltre i confini. Quindi, così come già avevo previsto anche in Blind, il marchio serviva per l'appunto a marchiare gli schiavi o quelli che venivano utilizzati come schiavi. E loro in questo caso sono non solo degli schiavi ma anche degli assassini, specializzati però in questo caso nell'ammazzare Shiva. Quindi loro fanno parte comunque sia dell'alleanza tra Waloed e i dalmachiani. Allora, anche qua si possono... Sì, ok. Perché si può fare durante il gioco, però... Allora, diciamo che durante i filmati in realtà a me non piacerebbe premere ogni volta per avere informazioni aggiuntive. Quindi, di solito ho sempre aspettato la fine delle cutscenes, solo che delle volte non è proprio possibile aspettare, perché si perdono appunto passaggi importanti. Svelti e letali? Come sempre. Guidaci tu. Tra l'altro Clive ha una divisa diversa dagli altri, se notate. Cosa non va? Sono stancati di farsi massacrare. Ah, e guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza. Ah,
Che bella Shiva, mamma mia. Somiglia all'attacco polvere di diamante questo, solo che ha praticamente evocato dei suppostoni di diamante. Guarda Titano quanto è brutto, però nel senso positivo, cioè nel senso fa paura. Ecco, cioè, vedete quanto è brutta questa cosa, perché se io devo premere durante le scene, anche nel gioco originale, sta cosa un pochettino mi scoccia, perché vedete, appaiono informazioni già di Eikon, che sono importanti da leggere. Shiva, bestiario, guardiana del ghiaccio, la sua comparsa sui campi di battaglia basta a raggelare il sangue dei suoi nemici. I Sangue Ferreo hanno schierato Shiva contro le forze repubblicane nella gola di Nisa, dove questa si è scontrata con Titano, l'Eikon della Terra. Guardiano della Terra, attualmente Yugo Kupka ne è il dominante. Assume la forma di un gigante dalla pelle di pietra, i cui pugni di granito scuotono il terreno a ogni suo possente colpo. Il dominante di Titano si è risvegliato tra gli abitanti dei deserti dalmechiani, prestando il suo potere alla Repubblica per proteggere la nazione in tempo di guerra in cambio di potere e status sociale. Sono tutte informazioni che si potranno vedere dopo queste comunque. Perché ci sarà il maestro della lore all'interno del gioco. Però per vederle subito. Non puoi morire qui, Wyvern. Muoviti! Avanti di qua! Qui non credo che ci siano altre cose. Però vedi, Shiva appare anche qua. Per cui forse posso aspettare. La cutscene forse la possiamo aspettare. Anche perché interrompere la scena è veramente brutto. Però credo che già le abbiate viste. Almeno chi guarderà questo playthrough avrà guardato ste scene milioni di volte come me. Quindi ho anche fatto un montaggio cinematografico a chi interessasse, ovviamente, proprio per permettere a tutti di poter guardare solo la parte, diciamo, più particolare della demo. Che fai? Resti lì? Sì, completamente schiacciato. Wyvern, te l'ho già detto, non puoi permetterti di morire qui. Fratello. Clive. E qui. Alzati, Clive. Passiamo al Clive ragazzo.
appena quindicenne, che sembra averne 80, però questa è soltanto una cosa dal punto di vista estetico. 13 anni prima. Vi arrendete? Beh, se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcelaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero. Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! In guardia ora. Puoi certo deludere gli spettatori. Anche qua ci sarebbe da guardare, che ci sarebbe appunto il castello Rosalith, situato nel cuore della capitale del Ducato Rosalith. Da questa imponente fortezza d'avorio l'arciduca e la sua famiglia governano la nazione, opera architettonica che renderebbe orgoglioso persino il fondatore. Il castello si erge fin dalla fondazione del Ducato e ha vegliato sull'ascesa di questa fiera nazione e sugli abitanti della città sottostante. Nessun riferimento però ai personaggi. Ovviamente il tutorial non lo facciamo, perché non ce n'è motivo. Ha vinto! Te l'avevo detto io! Già! E qui iniziamo già ad avere altre informazioni importanti. Benedizioni della Fenice. Il dono che Joshua ha conferito al fratello al momento dell'ordinazione di Clive come primo scudo, grazie al quale può esercitare la magia del fuoco senza cristallo. Vedete? Quindi è la Fenice che può benedire, non è il cristallo in questo caso, perché c'è confusione su queste vicende. Queste sono molto importanti da leggere, perché uno potrebbe dire: come mai Clive, per esempio, può utilizzare il potere della Fenice se però non è stato riconosciuto da essa? Non è stato riconosciuto da essa, ma Joshua, suo fratello, che è stato riconosciuto dalla Fenice ed è diventato per l'appunto il dominante della Fenice, ha benedetto Clive, quindi gli ha concesso il suo potere. Quindi Clive potrebbe ricevere il potere degli altri Aegon proprio perché viene benedetto dagli Aegon stesso. Quindi la trama inizia ad essere molto più interessante rispetto a quella che si pensava all'inizio. Grazie al quale può esercitare la magia del fuoco senza cristallo. È tradizione rosariana di lungo corso che i dominanti della Fenice condividano in questo modo parte del proprio potere, eseguendo questo rito del rinnovamento su coloro che nominano loro protettori affinché possano servirli meglio. Questa è una cosa importantissima. Clive Rosfield, primogenito dell'arciduca Elwyn, sovrano di Rosaria. Fin da giovane Clive si dedica all'arte della spada. L'addestramento porta i suoi frutti. Viene nominato primo scudo di Rosaria, incaricato di proteggere la Fenice e benedetto con la possibilità di brandirne in parte le fiamme. Quindi non ha il pieno potere, e questo si vede ovviamente anche dalla differenza che poi si vedrà come potenza di fuoco soprattutto. Primo scudo, titolo conferito allo scudo più forte e resistente dell'esercito rosariano. Al primo scudo sono affidate la protezione personale del dominante della Fenice e una parte del potere dell'Aegon sulla fiamma, un dono noto come benedizione della Fenice. Rudney Murdoch, lord comandante dell'esercito rosariano. Non solo è un abile guerriero e un leale guardiano della casata Rosfield, ma anche un ottimo tutore. Infatti è stato proprio lui ad addestrare Clive nell'arte della spada. Sebbene sia alquanto severo, la sua fede incrollabile e la fiducia negli scudi suoi sottoposti fanno di lui un comandante molto amato. Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Ah.
Joshua. Ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene. È solo un raffreddore. Non esagerare. Sua grazia è tornata! Papà è qui! E qui abbiamo Joshua Rosfield. Secondo genito dell'arciduca di Rosaria, Joshua è stato nominato erede al trono del ducato quando si è risvegliato come dominante della Fenice. Il suo amore e la sua ammirazione per il fratello maggiore, Clive, sono assoluti ed è orgoglioso che questi presti servizio come suo primo scudo. Il suo amore per le carote, invece, non è altrettanto forte. Vostra grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli imperi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, vostra grazia. Viviamo per servire. Ah no, ancora non appare, ok. Joshua. Non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Come l'ha guardato malissimo. Lord Murdoch? Vostra grazia. Eccola qua. Annabella Rosfield, duchessa di Rosaria, moglie dell'arciduca Elwin e madre di Clive e Joshua, quindi lei è la mamma di tutti e due. Sebbene adori il figlio minore, tratta Clive e Jill con disprezzo piuttosto evidente. Jill Warwick, principessa dei territori settentrionali, Jill è stata presa come protetta di Rosaria dopo che le continue incursioni del suo paese sono state fermate dal ducato. È stata cresciuta a Castle Rosalith insieme a Clive e Joshua, i quali le vogliono bene come se fosse una sorella. Quindi lei non è ufficialmente del regno di Rosaria, ma di un'altra terra. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Ecco, questa è un'informazione importante, perché Clive, nonostante sia il primogenito, non è nato come Fenice, quindi non è nato come erede. Ecco perché si è dedicato successivamente al combattimento. Perché sennò sarebbe stato praticamente inutile, no? Dal punto di vista, almeno, per quello che ci fanno capire del regno. Mentre invece suo fratello si è risvegliato come Fenice e lui è diventato il primo scudo per poterlo difendere. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Torgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia.
Vostra grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati! Elwin Rosfield, arciduca del Granducato di Rosaria e padre di Clive e Joshua, amato dai suoi sudditi per la sua solida guida nel governo e sul campo di battaglia, avendo sedato le ribellioni nei territori settentrionali. E poi abbiamo finalmente Thorgal, il fedele amico di Clive, recuperato da una delle spedizioni dell'arciduca Elwin nei territori settentrionali. Fu trovato mezzo morto di fame e tremante in un campo innevato, presumibilmente separato dal suo branco. Al suo ritorno, Elwin ha regalato il cucciolo a Clive e i due sono diventati pressoché inseparabili. Thorgal. Dove pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già. E qui riprendiamo nuovamente i comandi di Clive. C'è una cosa che in realtà in questa demo un pochettino mi ha un po' indispettito, però non in senso negativo, ovvero il fatto che c'è molto filmato, c'è molto parlato, molte cutscenes e pochissimo gameplay, molto, veramente molto risicato. Ci sono due battaglie, c'è qualche boss, c'è qualche cosa, ma per il resto è tutta trama, il che può anche essere interessante, secondo me. Ecco perché hanno messo successivamente un'altra parte di gioco completamente slegata, che è puramente gameplay, per permetterti di giocare e prendere familiarità con i comandi qualora tu volessi per l'appunto fare una sorta di tutorial e rinfrescarti la memoria. Però la demo vera e propria, ovvero questa che stiamo giocando, è molto prolissa, piena di spessi dialoghi, anche molto importanti, però poco gameplay. Mi sarebbe piaciuto avere qualche battaglia in più, magari anche una piccola parte di esplorazione della mappa, giusto per avere un occhio di riguardo verso i confini. Però mi accontento e aspetterò di avere poi il titolo tra le mani per provare tutto ciò che voglio provare. Trovare la strada, va bene, questa è la classica, il classico modo di trovare ovviamente la quest principale, mettiamola così. Anche qua si può guardare adesso il registro della lore e possiamo muoverci con Clive. Un'altra cosa che non mi è piaciuta tantissimo in realtà è la gestione della telecamera. La gestione della telecamera un pochettino non mi piace, perché se io sposto la telecamera di qua, vedete, e continuo a correre, mi si risposta automaticamente verso Clive, cosa che a me sinceramente un po' dà fastidio, perché se io volessi guardare e continuare a guardare il panorama non posso farlo. Cioè non posso correre mentre guardo ovviamente il panorama che ho attorno, e questo un pochettino sinceramente mi indispettisce come cosa, però non è una cosa grave. Altra cosa che invece io voglio fare un plauso in realtà al gioco, di cui molti in realtà si sono lamentati, è il menu. Perché il menu, per quello che ovviamente possiamo vedere, è un menu estremamente semplice e intuitivo. Non è uno di quei menu complessi con sottomenu, sottobarre, sottocategorie, eccetera, eccetera. Cioè tu hai le macro categorie che scorri con L2 ed R2, come per esempio in questo caso ovviamente sono gli equipaggiamenti, il sistema, ovviamente ora si vedranno tutti quanti, ma non vi preoccupate perché tanto ve li spiego io, non è un problema. Li ho già fatti 200 volte questi tutorial. Quindi abbiamo un menu principale che è quello delle caratteristiche, che come potete vedere ci dice tutto quello che ci interessa sapere, in questo caso su Clive. Abbiamo l'attacco, abbiamo tutte le varie stats, l'equipaggiamento che si vede sotto, e poi il livello, i punti abilità, i gil, e poi qua a destra bellissimo il rimando in pixel con i membri del party in questo caso.
Abbiamo l'equipaggiamento ed Aegon, che per il momento non possiamo vedere, perché qui nella parte centrale ci sarebbero gli Aegon che possiamo equipaggiare e switchare, cosa che vedrete nella modalità successiva alla demo, nella modalità sfida degli Aegon. Equipaggiamento molto semplice, composto solo da 3 pezzi, il che sinceramente non mi dispiace affatto, quindi arma, cintura e bracciale, che compone la nostra armatura, e gli accessori. Gli accessori che non capisco se io ho messo la modalità storia, perché mi ha equipaggiato gli anelli, vabbè, non lo so, probabilmente perché la sto ripetendo. E gli accessori, che possono essere fino a 3. Questa secondo me sarà la cosa più divertente da sperimentare in gioco, perché in base agli accessori che utilizzeremo avremo la possibilità di gestire più o meno la nostra build, tra virgolette, perché non credo che qui ci siano delle vere e proprie build come in Stranger of Paradise, per esempio, però si potranno avere diverse combinazioni da poter sfruttare più direttamente o indirettamente. Configurazioni di sistema, che ovviamente già sappiamo a che cosa si riferiscono. Il diario, che sarà importantissimo per scoprire main quest, side quest, quest completate, eccetera eccetera. E poi il menu oggetti, molto 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 facile da gestire, perché abbiamo gli oggetti consumabili, i materiali e gli oggetti importanti, con ognuna una propria descrizione che può essere letta e che può essere ovviamente argomentata e commentata. E poi gli oggetti da impostare nel nostro menu rapido, come potete vedere, quindi sopra, destra e sinistra, sopra, sotto e destra, saranno praticamente i tasti di utilizzo rapido, che ci permetteranno di utilizzare pozioni, gran pozioni, eccetera eccetera. Mentre invece a sinistra ancora non si sa, perché in questa parte non si sa, ma avremo i comandi di Torghal. Quindi Torghal, switchando con il menu, potremo decidere e potremo fargli fare delle azioni in base a ciò che noi vogliamo effettivamente che lui faccia. Ok, detto ciò, possiamo continuare a girare. Anche se qua in realtà non c'è molto da guardare, non c'è neanche una modalità sprint in realtà. Ci sarebbe il dash dato dalla Fenice, ma l'animazione è veramente lenta, quindi Clive correrà così e sarà secondo me un po' brutto il backtracking a questo punto, perché senza uno sprint, senza la possibilità di far correre più veloce Clive, almeno per il momento, risulta essere un po' frustrante l'esplorazione. Sentite bello anche... Vedete? Possiamo notare anche alcuni dialoghi che vengono dati, cioè che vengono forniti dagli NPC in giro per la mappa, che arricchiscono il nostro bagaglio culturale. Lord Marchese, vi prego, non datevi pena per questo sfaticato. Inchinati, idiota! Ma io... Ti ho forse detto di parlare? Nessun problema. Davvero. Notate? Oh, non viziatelo! Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui. Né l'impero né la Repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Vedete, lui ha una fiala di cristallo. Non l'abbandoni. Certamente. Mentre invece l'altro è uno schiavo. È il desiderio di vostra signoria. Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del Ducato. Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Su, andiamo allora. Quanto mi piace Jill, mamma mia. Al lavoro.
che loro dicono la trattano come una sorella, ma io Clive e Jill comunque li scippo tantissimo insieme. Allora, ecco qua. Qui abbiamo nuovamente le voci del marchio e del portatore. Portatore, una persona in grado di usare la magia senza un cristallo. A Valistea gli uomini e le donne che si risvegliano come portatori sono ridotti in schiavitù. Vengono marchiati sulla guancia e utilizzati come strumenti. Un'alternativa più economica rispetto ai rari e preziosi frammenti. Questo sistema di schiavitù dura da secoli ed è così radicato nella vita valisteana che ben pochi provano compassione per i portatori, vedendoli come esseri inferiori agli esseri umani. Cioè, nonostante loro riescano ad utilizzare la magia senza cristalli, quindi già diventano, cioè di per sé sono più forti rispetto a un essere umano normale che non ha magia, non può utilizzare la magia, vengono trattati come schiavi. E poi il marchio viene applicato alle guance dei portatori in tutta Valistea, che li identifica come qualcosa di diverso dagli umani. I neonati vengono controllati alla nascita. Quelli che risultano essere portatori vengono marchiati e affidati alla custodia dello Stato. Raramente i portatori sfuggono a tale controllo, o perché i genitori li nascondono, o perché gli esaminatori sono lassisti nei loro compiti, o perché i loro poteri si risvegliano solo più tardi. La maggior parte comunque non resta senza marchio a lungo. Quindi tutti quelli che possiedono il marchio sono appunto dei portatori. Cioè schiavi, ma al tempo stesso riescono ad utilizzare la magia senza bisogno dei cristalli. E un altro esempio lampante lo vedrete qua. Vedete? C'è un portatore che in questo caso sta riempiendo il pozzo con un cristallo, sì, è vero, però guardate, la magia fuoriesce dalle sue mani. Quindi lui interagisce col cristallo e permette praticamente all'acqua di riempirsi. Il fondatore ci aiuti quando la piaga colpirà i campi. C'è anche un salto che si può fare, però vabbè, molto easy, molto, molto leggero. E poi i soldati, o comunque in generale gli NPC con il quale abbiamo la finestra di dialogo. Mio signore, sono quasi dispiaciuto per il Lord Comandante. Vedete, si può ovviamente avere una piccola linea di dialogo, niente di incredibile, però magari per avere qualche informazione in più potrebbe essere utile soprattutto in futuro. È bello tranquillo qui, vero? C'è Joshua! Ecco qua, vedete, qui c'è un altro esempio di portatore che sta utilizzando la magia del vento per tagliare le siepi o comunque per appunto tagliare l'albero, vedete? Quindi è quasi paradossale questa cosa, no? Perché in teoria i portatori, essendo capaci di utilizzare appunto il potere del cristallo senza il cristallo in sé, quindi un po' come le persone benedette appunto dagli Aikon, si ritrovano ad essere schiavi quando in realtà potrebbero dominare palesemente il mondo, cioè potrebbero sconfiggere gli umani con una facilità incredibile. Clive, io... Ti preoccupa la guerra? I soldati si aspettano aiuto dalla Fenice, ma non so se posso farlo. Sta tranquillo, Joshua. Ti guiderà nostro padre. E ci sono io a proteggerti. Sempre. Lo so. Grazie, Clive. Ecco qua. E adesso, ragazzi, sentite cosa dice la madre. Il benessere e la sicurezza di Joshua vengono prima di tutto. Sono stata chiara. Sì, vostra grazia. C'è l'altra frase che dovrebbe dire. Non l'ha detta? Beh, avrebbe dovuto dire tutto il resto è irrilevante. Mentre io le passavo a fianco. Però non l'ha detto questa volta. Strano. Allora, qui non c'è nient'altro da dire. E qui possiamo andare alla sala del trono. Auguri.
Avete richiesto la mia presenza. Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. È solo questione di tempo, prima che varchi i confini. Per le fiamme. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, beh, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza e di far tacere tua madre. L'ha sentito. Farò il mio dovere, padre. Notate comunque come il padre sia molto amorevole nei confronti di Clive, nonostante la madre lo tratti con disprezzo. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. E c'è un motivo che si vedrà ben presto. Sì, padre. E qui ci vengono spiegati per la prima volta i comandi di trama, di lore, ovvero gli RST, questi, dove è possibile appunto avere informazioni aggiuntive man mano che ovviamente giochiamo. Il Granducato di Rosario, una nazione che occupa le distese occidentali del continente di Ciclonia, la cui capitale è Rosalith. Rosaria era originariamente formata da una serie di domini minori, attualmente uniti sotto lo stendardo dell'arciduca Elwin Rosfield. Non avendo alcun cristallo madre, il ducato è da tempo impegnato in un feroce conflitto con il Regno di Ferro per il possesso di Soffio di Drago, situato più a ovest in mezzo al Mar Ribollente. Quindi, a differenza degli altri stati, il Regno della Fenice, o per meglio dire il Ducato di Rosaria, non ha un suo cristallo madre. E secondo me è per questo che avviene l'evento che avviene, perché non c'è un'identità. Cristalli madre, enormi montagne vitree, cinque delle quali sovrastano le terre di Valistea. Sono la fonte di tutti i cristalli su cui il popolo dei gemelli fa affidamento nella vita quotidiana. Quindi, ovviamente, si utilizzano i cristalli madre per, appunto, produrre la magia, perché come avete visto la magia viene cristallizzata e poi utilizzata. Le terre che li circondano sono inoltre ricche di etere, cosa che rende le magie lanciate dai cristalli ancora più potenti. Per questi motivi, attorno a ogni cristallo madre sono sorte grandi nazioni che si sono a lungo combattute per il possesso della loro benedizione, come in questo caso. Regno di Ferro. Noto nella lingua locale come Herran, il Regno di Ferro è una nazione arcipelago situata al largo della costa occidentale di Ciclonia, con Creaglioste come sua capitale. Il cristallo madre di Soffio di Drago si erge in un'isola vulcanica situata all'interno o all'esterno a seconda dei punti di vista.
dei suoi confini ed è oggetto di un lungo conflitto tra i Sangueferreo e il vicino Ducato di Rosaria. Gli abitanti del Regno di Ferro rifuggono il contatto con i forestieri, il che ha dato origine a una cultura unica e isolazionista. Quindi ritorniamo praticamente ai Sangueferreo. Ok. Quindi loro si sono isolati praticamente dal mondo. E così ovviamente hanno costretto a non condividere la loro potenza, essendo probabilmente loro più vicini al cristallo madre, con il ducato di Rosfield. Quindi guerra. Qui c'è un soldato. Nessun messaggio, signore. Perfetto, nessun messaggio e quindi possiamo andare. E qui c'è una sezione di trama molto interessante. Per quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni, forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì, porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato! Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice, l'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti, Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosaria. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Importantissima questa cosa. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Guarda come lo sto fissando. E quindi è questa la situazione. Anche il padre è stato rifiutato dalla Fenice. È diventato arciduca solo perché non c'era nessun dominante. E suo padre è morto, che probabilmente era il vecchio dominante. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. E quindi non essendoci... Era un desiderio. Non essendoci dominanti, lui prendeva il posto perché è primogenito. Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Così come Clive sarebbe diventato arciduca se Joshua non si fosse risvegliato come Fenice. Domani andrai con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te.
Addirittura piange. Ci sarà un'altra. Ecco qua. Qua è doverosa fare la pausa perché Clive è stato aggiornato. Anzi no, Clive no, non è stato aggiornato, ma c'è Metia, la stella rossa ardente che si trova sotto la luna, che è quel piccolo pallino rosso. Il folklore attribuisce a Metia il ruolo di portatrice di messaggi alla luna, per cui è usanza comune in tutta Valistea esprimere un desiderio alla stella, affinché quelli più sentiti siano trasportati fino ai cieli e oltre. Guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Se ne pente. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Buonanotte, Clive. Scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna! Amici, partiamo per Porta Fenice. Che la benedizione dei cristalli sia con noi. E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce. Aprite i cancelli. Lord Rosfield, permettetemi. Lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Sir Wade, Sir Tyler, mettiamoci al lavoro. Con piacere. Probabilmente la cosa migliore è guardare l'RTS quando stanno finendo le cutscene. Tipo come in questo momento, no? Che stanno finendo. E quindi io, puff, posso fare così. In questo caso c'è Ambrosia.
Nata nelle scuderie di Castle Rosalith, Ambrosia è stata scelta dal giovane Clive Rosfield come suo destriero personale e allevata da lui fin da piccola. È un uccello fiero e profondamente fedele al suo padrone, che volge prontamente il becco contro chiunque tenti di accarezzarla oltre a lui. No, appare sempre il coso, il pallino, come se tipo fossero aggiornate le descrizioni, in realtà no. La dimensione dei cristalli sia con noi.